Story Time. Evoluzione Radio. Ben ritrovati amici e amiche ascoltatori di Storytime, io sono Alessia dagli studi di Padova e oggi sono in compagnia di Gianluca Raschellà. Ciao Alessia, ciao, ciao a tutti Gianluca. Gli amici ascoltatori, grazie per avermi ospitato oggi qui, sono molto onorato. Grazie a te di essere qui e di raccontare la tua storia ai nostri microfoni e soprattutto farci entrare un po' nel mondo di JJ, sì. Studio Centro Servizi. Hai detto bene proprio JJ. Allora, JJ Studio Centro Servizi, che è a Jesolo in via Olanda, che è la zona est di Lido di Jesolo, pochi metri da Piazza Milano, che è una piazza prestigiosa. JJ Studio Centro Servizi 24, che nasce da un progetto, JJ Sound, un progetto che nasce a Mammola. Okay. Tu dici, ma Mammola che cos'è? Mammola è un paesino della provincia di Reggio Calabria, il mio paese natio, e nasce questo progetto all'inizio amatoriale di JJ Sound, che si occupa di musica, DJ, infatti mio, faccio pure il DJ, adesso ormai per hobby, l'ho fatto pure insomma come professione tanti anni fa, per lo più negli anni 90. Ok, studio, torna tutto un po'. Sì, studio multimediale, perché poi JJ Studio di Mammola si occupa anche di grafica web. Che cosa succede? Negli anni 90-94 vengo a Jesolo per fare la stagione e lì mi innamoro di Jesolo, perché poi dal 94 ad oggi ormai sono jesolano adottato. Ok. E quindi nasce JJ Studio Centro Servizi. E JJ Studio Centro Servizi Jesolo è due location. La prima location, quella più importante, il negozio, come dicevo, in via Olanda. E poi c'è un'altra piccola location in via Murana, Jesolo Paese, dove c'ho un piccolo studio di registrazione. Faccio pure collaborazioni di audio, video. Infatti, tipo, in questo periodo sto collaborando con un gruppo latinoamericano, gli Oldtimers 60, che suonano nelle piazze di Jesolo, latinoamericano. Okay. Quindi faccio un bel po' di cose. Hai effettivamente cercato di riunire le sì, tue passioni. Le mie passioni, esatto. Ho trasformato le mie passioni in lavoro. Ed è importante questo. Sì, sì, infatti sono molto contento di questo. Ok. Quali sono le tecniche principali e le strumentazioni adeguate, allora, che cerchi di utilizzare il più delle volte in questo tuo lavoro? Sì, allora diciamo che il cuore del negozio, perché JJ Studio è un negozio, il cuore del negozio è, a parte tutti i materiali che offriamo di cancelleria, cartoleria, negozi, forniamo negozi, uffici, hotel, ma anche scolari, perché anche durante il periodo della scuola in inverno noi siamo aperti tutto l'anno, quindi lavoriamo sempre. E praticamente il cuore del negozio è la grafica, perché io mi occupo di grafica, mi aiuta mia moglie, Kasia, mi occupo di grafica e abbiamo un piccolo laboratorio di stampa, quindi forniamo una sorta di servizio di tipografia. Questo okay. è il cuore del negozio, facciamo biglietti da visita, volantini, menu, infatti adesso stiamo lavorando tanto con menu, la preparazione di menu, carte dei vini, biglietti da visita, volantini, pannellini, tutto quello che rientra. Praticamente collaboriamo con i locali, chioschi, ristoranti, hotel a Jesolo. Adesso inizia la stagione, quindi lavoriamo tanto in questo periodo con loro, con i locali. Ok. Sì. Ti chiederei di fare sì. un piccolissimo passo indietro e se ti va a raccontarci un po' com'è che nascono queste tue passioni, perché ci hai giustamente detto che hai trasformato sì. le tue passioni in sì. lavoro. Sì, allora, la mia passione della musica praticamente è una passione familiare. Ok. Perché devi sapere, mio papà un ex batterista jazz, okay. mia mamma chitarrista mandolino, poi ho una serie di nipoti, in questo momento mio nipote adesso si laurea al conservatorio, per esempio, quindi la musica, passione è di famiglia. Famiglia. Passione di famiglia. Poi il multimediale, io ho incominciato già con Commodore 64, i primi IBM, con i computer, con il linguaggio HTML, è stata proprio una mia passione. Certo. E quella della musica, ho fatto pure un po' il fonista tanti anni fa e poi insomma è nata poi con la grafica. Okay. Dalla musica siamo passati alla grafica. Faccio pure un po' di editing video, tipo restauro le vecchie videocassette VHS, wow. Li trasformo in digitale. Sì, faccio tutti questi lavoretti qua e insomma, sono lavori che sono apprezzati. A 360 gradi. Sì, sì, sì. Vero. Cosa pensi che contraddistingua JJ Studio? Allora, JJ Studio, allora, a parte tutti i servizi multimediali, la nostra caratteristica è anche la cordialità. Ecco, perché devi sapere una cosa, quando anche tanti turisti che vengono in estate negli appartamenti o negli hotel, vengono e dicono andiamo a salutare Gianluca, vediamo se c'è, se è lì anche quest'anno, quindi la cordialità, noi abbiamo creato una famiglia, quindi chi viene al negozio trova un sorriso,
Quindi oltre a offrire servizi offriamo anche cordialità, amicizia e ambiente familiare. Quanto è importante questo per voi? Questo è molto importante perché quando si lavora con la gente, noi abbiamo bisogno della gente, perché senza la gente il negozio non funzionerebbe. Quindi quando si lavora con la gente è molto importante cordialità, sorriso, se nel limite del possibile aiutare pure, insomma, se si può dare una mano d'aiuto aiutiamo. Ovviamente ricordiamo chi è che può rivolgersi a voi e com'è possibile contattarvi e trovarvi. Allora, a parte che siamo a Jesolo in via Olanda, ci potete contattare, amici e ascoltatori, su Facebook, Instagram, siamo su tutte le piattaforme social, il nostro sito ufficiale www.jjstudio.it, dove c'è anche un form contatti che si può compilare per contattarci, via email, via telefono. Davvero un po' ovunque. Sì, siamo ovunque. Basta cliccare JJ Studio Jesolo su Google, ci trovate ovunque. Perfetto. Progetti futuri, Gianluca. Allora, progetti futuri. Allora, ovviamente si punta sempre su ingrandirci. Speriamo di poterci ingrandire, diventare sempre più grandi e trovare servizi, perché noi abbiamo un sacco di servizi, anche pagamento bollette, ricariche telefoniche, e quindi oltre alla grafica e stampa ci sono pure tutti quei servizi. Le spedizioni, che è l'anima pure del negozio, perché praticamente noi siamo collegati con tra le più grosse aziende di spedizione del mondo e siamo punto di ritiro pure, lavoriamo con Vinted, con Amazon, eBay, quindi siamo collegati pure con tutti questi siti quindi ingrandirci sempre di più è il nostro obiettivo. Quali sono i maggiori servizi richiesti? Allora, maggiori clientela? Servizi, grafica e stampa, okay. Le spedizioni, perché noi certo. Ci occupiamo di spedizioni, spediamo in tutto il mondo. Siamo centro UPS, Bartolini, okay. GLS, quindi anche con le spedizioni lavoriamo tanto. In estate lavoriamo tanto anche con il servizio di trasferimento soldi all'estero. Infatti ci sono un sacco di ragazzi che vengono a Jesolo a fare la stagione e quindi mandano i soldi a casa. Poi abbiamo i prodotti di cartoleria, abbiamo una vasta gamma di accessori. Toner, cartucce, abbiamo telecomandi, abbiamo tutto quello che riguarda computer e smartphone, prese di corrente, mouse, tastiere, chiavette USB, hard disk, tutto quello che serve anche per l'informatica. Come ti immagini questa tua attività tra qualche anno, Gianluca? Ma io, diciamo, sono molto positivo. Io immagino di ingrandirmi, magari, perché no, di trovare pure una location più grande. Insomma, penso alla grande. Poi certo. Quello che verrà, piano piano, insomma, ci adeguiamo al mercato e a quello che succede. Ti chiedo, sì. Ti capita ogni tanto qualche cliente con qualche richiesta particolare? Perché immagino che per un commerciante a volte è difficile. Guarda, ti dico la verità, a volte io sono molto, ho clienti di tutte le età. Mi capitano dei signori anziani che mi vengono a chiedere tipo a che ora apre la farmacia, ecco. Oppure se dice come devo fare per avere una ricetta medica, perché essendo centro servizi mi vengono a chiedere pure queste cose. Quindi io cerco di aiutarli nel limite del possibile in tutti i modi, quindi certo. Indico come fare per avere una ricetta medica, andate dal dottore che si trova di qua, di là, quindi io aiuto tutti, soprattutto gli anziani che vengono lì al negozio. Quanti siete in attività in negozio? Allora, siamo io e mia moglie quelli okay. Diciamo, perché il negozio è piccolo, non è che sia grande, quindi siamo io e mia moglie che ci occupiamo di tutto. È importante per te averla a fianco anche sì, al sì, lavoro? Sì, mi aiuta tanto, soprattutto con le spedizioni e con il trasferimento soldi all'estero. Poi mia moglie, siccome parla tante lingue, mia moglie è polacca, okay. Kasia, e ha studiato lingue, mi aiuta pure con le traduzioni. Noi facciamo tanto traduzioni in tedesco e in inglese, pure facendo le pubblicità, quindi lei mi aiuta, è il mio braccio destro, diciamo. Che bello. Sì. Gianluca, ti ringrazio di essere stato grazie qui a te, con noi. Grazie a tutti voi della redazione. Prima di salutarti approfitto sì. Per ricordare ai nostri ascoltatori che possono seguire anche le nostre pagine social di Instagram storytime_ufficiale e di Facebook storytime_official. Buona giornata, grazie, Gianluca. Grazie, ciao. Buona giornata, ciao. Storytime, Evoluzione Radio.